questo momento la registrazione è partita, lascio la parola a Michele, grazie e buona mattina a tutti noi. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati. Molti di voi hanno già seguito l'altra sessione. Questa mattina abbiamo tre relazioni in programma, saranno relazioni di circa mezz'ora per lasciare poi spazio a eventuali domande. È possibile scrivere nella chat le domande, poi magari le porgo io ai tre relatori. Non la faccio tanto lunga perché abbiamo bisogno di parlare di cose concrete, di acquisire delle nozioni e quindi darei subito la parola a Luca Giunti, guardia parco delle aree protette delle Alpi Cozie. Il titolo della relazione è La matematica dei lupi, l'attenzione ai numeri, individui, branchi, tempi del monitoraggio, tassi di incremento in letteratura, lettura dei report. Allora andiamo a conoscere la matematica dei lupi. Prego. Buongiorno a tutti, provo innanzitutto a condividere il mio schermo perché ho una presentazione Io chiedo scusa, che ma poi siccome lascio Luca va a a scatti come tutti. voce, vi prego spegnete le telecamere. Spegnete le telecamere. Vediamo se funziona il nostro. Il mio si vede? Tutto a posto, si vede? Posso cominciare? Ah, ok, perfetto. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Sono molto contento di partecipare e di poter contribuire a questo corso. Devo fare una velocissima premessa. Mi è stato dato incarico di concentrarmi sull'aspetto legato ai numeri. Sfioreremo anche qualche altro argomento, ma io mi sono concentrato su questo. Ovviamente del lupo si parla, si potrebbe parlare per alcune ore. Cominciamo da alcune date che potrebbero essere importanti. Questo è un albero genealogico del lupo, che è un animale che si è staccato dai suoi consimili molti milioni di anni fa, ma c'è un elemento interessante sul quale possiamo concentrare la nostra attenzione è che più o meno 15.000 anni fa, ma vedremo fra un istante che secondo alcuni autori questa data va spostata indietro di qualche millennio, in diverse parti del mondo, allora abitato dagli esseri umani, diversi gruppi di umani hanno cominciato ad addomesticare i lupi e da questi sono nate tutte le razze di cani che conosciamo. Che alcuni autori stanno cambiando, alcuni archeologi, alcuni paleontologi stanno cambiando questa prospettiva e oggi più spesso si parla di coevoluzione, non necessariamente di un addomesticamento da una specie, diciamo, padronale a una specie subalterna. Secondo alcuni autori, è molto interessante. Questa data va spostata indietro di qualche migliaia di anni perché sono due cacciatori che hanno cominciato ad andare a caccia insieme. Quello interessante da questo punto di vista è significativo il fatto che tutte le razze di cani oggi esistenti sulla faccia della Terra discendano da lupi ancestrali. In altri termini, i cani sono un'invenzione umana. 30.000-50.000 anni fa i cani non esistevano sulla faccia della Terra. Colgo l'occasione per puntualizzare una domanda che ho visto nella chat della puntata precedente. C'è un po' di confusione se non facciamo attenzione nella terminologia. Da un lato abbiamo la sottospecie selvatica del lupo italiano, riconosciuta come sottospecie che si chiama Canis lupus italicus, ma talvolta, siccome è stata data nome qualche anno fa a una razza di cane chiamato lupo italiano, che aveva prevalentemente il mantello nero, ha avuto una sua certa diffusione, una certa moda, negli ultimi anni è un po' stato messo da parte.
però sono due cose diverse. Uno è un lupo, sottospecie italica, e un altro è un cane. I lupi sono scomparsi da quasi tutta Italia, meglio dire sono stati estinti da quasi tutta Italia nelle date che vi mostro. A parte un cuore, diciamo, di isolamento che vedremo fra un istante, praticamente fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, praticamente il lupo è stato sterminato su tutto l'arco alpino e su buona parte dell'arco appenninico. Questa è una ripetizione di questo che ho appena detto. C'è però una considerazione che va tenuto molto ben presente, perché una mezzo secolo dopo, neanche mezzo secolo dopo la scomparsa dell'ultimo lupo dalle Alpi occidentali, stimata in base a una fotografia al 1921, diciamo 1920-1925, 30 anni dopo è successo un altro fenomeno di, diciamo, movimento, di sparizione, e cioè che sulle Alpi sono spariti gli abitanti, sulle Alpi e sugli Appennini. A fine della Seconda Guerra Mondiale l'inurbamento, il boom economico, il lavoro in fabbrica ha spopolato in maniera drastica le montagne e le colline italiane, con un fenomeno molto repentino e molto più accentuato in Italia che nel resto delle altre nazioni alpine, penso alla Francia, alla Svizzera o all'Austria. Perché ci soffermiamo su questo punto? Perché la caratteristica, ve ne hanno parlato i colleghi nella puntata precedente, la caratteristica più significativa del comportamento del lupo è la dispersione. Cioè i giovani a un anno scarso di età, più o meno a gennaio-febbraio, dicembre-gennaio, diciamo, vanno via di casa, non tornano più nel branco di papà e mamma, spesso non troveranno abbastanza cibo, moriranno, non troveranno un compagno o una compagna, ma l'importante è capire che vanno in dispersione per centinaia di chilometri, ampiamente documentato da tutte le ricerche. Allora, sono stati, a partire dagli anni, dal 1950, 60, 70 in Italia, ci sono stati due fenomeni di movimento, due migrazioni che si sono incrociate, in realtà non si sono quasi incontrate, però hanno si sono mosse lungo direttrici contrapposte. Da un lato gli umani se ne sono andati via, dall'altro i lupi sono tornati. Quali sono i numeri attuali dei lupi e come facciamo a contarli? Che è, diciamo, lo sviluppo della mia presentazione. In quelle aree marcate in grigio della cartina geografica italiana di sinistra, vedete la stima del numero dei lupi presenti in Italia nel 1970, quando due storici ricercatori, Zimmen e Luigi Boitani, diciamo il patriarca di tutti noi, studiosi di lupi, hanno fatto il primo censimento italiano e hanno stimato, distribuiti in quel modo, circa 100 lupi in Italia, quindi una popolazione estremamente ridotta. Se ipotizziamo un 50 maschi e un 50 femmine, vediamo come dire che il loro patrimonio genetico è veramente ridottissimo. Nel 2019, nel 2020, meglio dire a fine del 2018 per essere precisi, ma giusto per avere una prospettiva di data cinquantennale, di mezzo secolo dopo, da quel gruppo di lupi rimasto isolato per molto tempo in Abruzzo, nella Maiella, in Sila, in una piccola parte in Maremma, cioè nelle zone più selvagge e isolate d'Italia, piano piano, per le condizioni al contorno che sono cambiate, minore persecuzione perché gli uomini erano andati via, miglioramento degli habitat perché gli uomini erano andati via, avevano smesso di tagliare il bosco, aumento delle prede selvatiche perché gli uomini hanno comprato cervi, caprioli e cinghiali da mezza Europa e li hanno rimessi perché avevano sterminato anche quelli, condizioni migliori hanno permesso al lupo, attraverso il suo principale fenomeno che è la dispersione, di espandersi in tutta Italia.
Oggi hanno popolato molto bene le Alpi occidentali, stanno popolando l'intero arco alpino. Ci sono già stati documentati incontri con esemplari, tra esemplari italiani e esemplari provenienti dalle popolazioni slave e dinariche. Oggi stimiamo di avere in Italia circa 2000 lupi. Ora, bisogna che ci intendiamo molto bene. Questa è sempre una stima minima. Vedremo fra poco durante il monitoraggio, noi siamo abbastanza in grado, di, con un margine di errore abbastanza piccolo, di avere il polso della situazione dei lupi stanziali all'interno dei territori, all'interno dei branchi. Abbiamo molte meno capacità, tutto il mondo ha meno capacità, si contano molto meno gli individui che sono in dispersione. Che però vedremo fra poco sono quelli che però si vedono di più, fanno più allarme, eccetera, eccetera. La situazione attualmente è questa. Allora, siccome faccio il guardiaparco da moltissimi anni e da moltissimi anni insieme ai miei colleghi o agli ambientalisti o ai verdi o a chi che sia alla Spectre, siamo periodicamente accusati di avere lanciato con il paracadute prima le vipere, poi i cinghiali e adesso i lupi, segnalo che questa è una fake news. Nessuno ha lanciato nulla con il paracadute mai. Però è una informazione diffusa. È vero però che il numero dei lupi è un elemento estremamente interessante sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista della comunicazione. Tanto è vero che uno dei più importanti articoli scientifici del 2016 pubblicato in Italia, in lingua inglese ovviamente, perché era una rivista internazionale, dai massimi esperti che ancora oggi lavorano in ISPRA, l'Istituto per la Protezione Ambientale Italiano Nazionale, si intitolava Uno nessuno 100.000, quanti sono i lupi in Italia? Per questa ragione, l'anno scorso, cominciato a ottobre del 2020 e terminato a marzo del 2021, con un po' di appendici su aprile del 2021, ISPRA, l'Istituto Nazionale, ripeto, ha lanciato le prime linee guida e il primo protocollo per il monitoraggio nazionale del lupo in Italia. Perché la stima che avevamo visto prima, circa 2000 lupi, per una serie di ragioni di cui vi faccio, diciamo, che non vi racconto nel dettaglio, a meno che poi non sia un elemento di interesse, era afflitta da un margine di errore piuttosto ampio, comprendendo l'intera popolazione italiana, comprendendo la subpopolazione appenninica e la subpopolazione alpina, provenendo da sistemi di conteggio, monitoraggio, valutazione piuttosto diversi fra regione e regione, andava da un minimo di 1.700 a un massimo di 2.100 lupi come stima dal punto di vista scientifico. È opportuno e necessario che sia stato, era auspicato da tantissimo tempo, che sia stato lanciato un protocollo condiviso a livello nazionale, cosa non facilissima dal punto di vista gestionale, che si è concluso un paio mesi fa. Attenzione, perché i lupi sono in espansione in tutta Europa per le stesse ragioni: libertà degli umani, cioè allontanamento degli umani dalle aree marginali, maggiore disponibilità di preda e protezione legale. Quindi il lupo è un animale protetto in tutta Europa. Non solo, il lupo non è l'unico animale che sta tornando, sta ripopolando, ce ne sono molti, quindi ne ho esemplificati alcuni. Quando io ho iniziato a lavorare nel parco 30 anni fa, il bicchiere era una specie rara, la civetta capogrosso era ancora di più rara. L'abbandono dei boschi, l'aumento dei boschi, diciamo, maturi, ha favorito l'arrivo di queste due specie. I grifoni o gli avvoltoi sono specie che stanno tornando sull'arco alpino dopo un'assenza di una trentina d'anni, a seguito di tanti fattori, fra cui progetti di reintroduzione svolti in Francia. Torna lo sciacallo dorato, che arriva dal nord-est, si aspettava che facesse un flusso in quella direzione, ma nell'anno scorso alcuni singoli esemplari sono già stati avvistati in Piemonte. Abbiamo tutti notizia degli orsi, sempre del nord-est, però negli ultimi tempi anche in Piemonte, al centro delle Alpi centrali, centro-occidentali,
cominciano ad affacciarsi dei lupi, risale l'Istrice. Quindi, per le stesse ragioni, cioè l'abbandono delle zone marginali, la natura non ha mai vuoti e manda qualcuno al posto nostro a riempirli. Se velocemente guardiamo un anno da lupi, che ci serve per arrivare alla diapositiva successiva per dire quanti lupi ci sono, possiamo vedere che nel periodo invernale il maschio e la femmina dominanti, se non gli è successo niente, se non sono morti, se non sono troppo vecchi, hanno la loro stagione degli amori e in questo periodo i giovani vanno via, praticamente tutti, praticamente sempre. Ne resta ogni tanto uno o due esemplari che però in quel caso faranno da babysitter ai nuovi fratelli. La femmina da sola a fine primavera partorisce un numero variabile da 4 a 6 cuccioli. Partorire non vuol dire portarli tutti a maturità, gliene muoiono tanti. Per 3 settimane, quasi un mese, li alleva assolutamente da sola all'interno della tana. Conta moltissimo sulle scorte di cibo che gli porta il maschio, che va a caccia da solo e rigurgita enormi quantità di carne all'imbocco della tana. Verso l'inizio dell'estate la tana viene abbandonata, i giovani cominciano a muoversi insieme al branco, qualche volta vengono lasciate in dei piccoli asili nido chiamati rendezvous site, mentre gli adulti sono a caccia, man mano crescono, verso la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno, sono ormai delle stesse dimensioni degli adulti, in questi ultimi mesi imparano ad andare a caccia. E poi, quando ricomincia l'inverno e la stagione, diciamo, degli amori degli adulti, se ne cominciano ad andarsene in dispersione. Perché vi faccio questo racconto? Perché una delle domande più frequenti che ci vengono poste, giustamente, è la seguente. Quanti lupi ci sono in un branco? Allora, la risposta corretta è questa. Dipende in quale mese. Febbraio? 2. Qualche volta 3. A luglio forse 10, cioè sono moltiplicati per 5. A settembre 6, perché qualcuno dei giovani è morto in qualche occasione, è finito sotto un treno, non è sopravvissuto allo svezzamento, eccetera. A dicembre 3 o 4 e poi ricominciamo da capo. Se prendo una stima annuale, distribuita, ripeto, nel corso dell'anno, in Piemonte, secondo alcuni autori, stiamo intorno ai 5 componenti annuali come media per un branco e ai 7 in Nord America, branchi un po' più numerosi perché territori un po' più grandi e prede un po' più grandi. Ma un anno da ricercatori invece come funziona? Funziona in questo modo, che come ho detto, dal 1 ottobre al 31 marzo si fa un monitoraggio intensivo, cioè ogni 10 giorni guardia parco, carabinieri forestali, tesisti, ricercatori, cacciatori dei comparti alpini, volontari, guardie ecologiche volontari, cioè un'enorme quantità di persone professionalizzate, sia professionisti stipendiati sia volontari, va in giro lungo percorsi standardizzati a cercare questi elementi qua, le piste, le predazioni, gli escrementi, i ritrovamenti di lupi ritrovati morti. Non mi ci dilungo su che cosa si fa, perché so che Paola Bertotto nell'altra occasione ne ha parlato a lungo. Vi segnalo però che di questi elementi ce n'è uno particolare, che in realtà noi non andiamo a cercare, anzi, devo dire un po' brutalmente, spesso ne faremmo volentieri a meno, perché gli avvistamenti sono il dato meno significativo dal punto di vista scientifico, non mi dice nulla. Non so se è un maschio, se è una femmina, non so se è un individuo stanziale, se è uno di passaggio, eccetera, eccetera. Ma li vedono tutti li fotografano, soprattutto negli ultimi tempi. E quindi sono l'elemento della ricerca del lupo, della presenza del lupo, che è più enfatizzato, anche se, ripeto, è quello meno importante dal punto di vista scientifico. Vi segnalo che, se guardo l'esperienza di tanti anni, dal punto di vista mediatico ci sono due momenti, due mesi dell'anno in cui i lupi, diciamo, vanno alla ribalta, uno a gennaio e l'altro a fine agosto. E le ragioni sono abbastanza semplici, conoscendo le dinamiche di un anno da lupi. In inverno i lupi si avvicinano alle borgate, poi sono, si dice, una specie sinantropica, non gli dispiace per niente girare intorno alle nostre infrastrutture.
spesso vengono visti nelle rotonde, nei centri, vicino, nei parcheggi dei centri commerciali, eccetera. D'inverno ovviamente c'è la neve in quota che spinge giù le loro prede e i lupi gli vanno dietro. In più d'inverno ci sono molte più persone in montagna rispetto alla normale, diciamo, rispetto a novembre o a febbraio, perché ci sono quelli che vanno in vacanza. L'altro picco arriva a fine agosto e a fine agosto si incrociano due concomitanze, una fortunata e una sfortunata, di cui parleremo dopo. I giovani lupi non cominciano ad andare a caccia immediatamente di un cervo adulto, ma come qualsiasi genitore, quando insegna ai propri figli ad andare in bicicletta, prima gli mette la bicicletta con le rotelle e poi le rotelle gliele toglie, prima l'adulto lupo insegna ai giovani a andare a caccia con le rotelle, cioè a rivolgersi alle pecore, che sono le prede più facili. Man mano che diventano adulti esperti e bravi, diciamo a novembre, anche perché le greggi se ne sono andate nel frattempo, si dedicherà ai cervi. Il fatto che quello sia il momento in cui si incrociano queste due cose, i giovani che si devono allenare, le pecore che sono disponibili in quota, giustamente fa sì che ci sia il picco degli attacchi, il picco dei danni e che questo sia il maggiore elemento che porta i lupi alla ribalta, insieme a quello precedente, spesso citato dal punto di vista, diciamo, sui titoli dei giornali, come abbiamo visto adesso. Il monitoraggio si fa compilando un sacco di schede, raccogliendo dati in continuazione che poi finiscono in un database, qui ve ne ho illustrate alcune. Il monitoraggio si fa raccogliendo, perdonate l'espressione, un sacco di merda. Il capitolo di un libro che, diciamo, di un capitolo che descrive il monitoraggio, l'ho intitolato Merde e Scarponi, perché la ricerca sui lupi si fa camminando e raccogliendo escrementi. Tutto questo lavoro attualmente, diciamo, è sottovalutazione dagli esperti e il monitoraggio nazionale di quest'anno, ripeto, il primo nazionale, iniziato a ottobre, finito a marzo, con degli prolungamenti su aprile, ha i risultati attesi per ottobre, perché per valutare tutto, confermare tutto, controllare tutto, togliere i dati sbagliati o comunque quelli poco significativi, eccetera, ci vogliono mesi di lavoro. Inoltre, come è sempre stato fatto e come è sempre documentato, quei dati, appena sono pronti, verranno resi pubblici. Nessuno ha interesse a nascondere alcunché. Anzi, di solito siamo orgogliosi di far vedere quanto lavoro abbiamo fatto e quanta gente si è impegnata per ottenere un dato significativo. C'è un altro elemento da tenere in considerazione. Noi abbiamo nella nostra testa l'idea della progressione lineare delle cose, di tutte le cose, mentre invece la natura lavora in un modo diverso. Noi abbiamo l'impressione che se partiamo da una coppia di lupi, l'anno dopo ce ne saranno 4, poi 8, poi 16, poi 32, di lupi, di aquile, di squali, di quello che volete. In natura non funziona così. La natura segue la dinamica delle popolazioni naturali, segue una curva detta sigmoide o che tende a un asintoto, per il quale in un territorio vergine nuovo da colonizzare, la popolazione si espande inizialmente con delle dinamiche molto veloci. Ma a un certo punto, raggiungendo il tetto o spaziale o di disponibilità delle proprie prede, raggiunge quello che si chiama asintoto, cioè una quota di un certo tipo. Facciamo un esempio facile con le aquile. Molti anni fa le aquile, che pure non sono mai state esterminate, erano considerate in pericolo e sulla soglia dell'estinzione, anche perché hanno un tasso di riproduzione molto basso. Quando va bene, fanno un cucciolo, portano a svezzamento un cucciolo, un giovane ogni anno. Ma questo, oggi, non sono neanche più considerate in pericolo. Il territorio delle Alpi può sopportare, l'intero territorio delle Alpi può sopportare, diciamo, facciamo una stima grossolana, 10.000 coppie di aquile dalla Liguria alla Slovenia. Più o meno siamo in quella quota lì. Nei primi anni di miglioramento il tasso di incremento è stato molto alto e adesso siamo tra le 8 e le 9.000 coppie,
cioè vicino all'asintoto. I lupi si comporteranno nello stesso modo. Non a caso ho messo in basso a sinistra 100, la stima del 1970, e a destra, non proprio in cima, la stima attuale. È probabile, siamo sicuri, che il risultato del monitoraggio che verrà pubblicato, quello nazionale, quest'anno, ci dirà che i lupi sono aumentati. Di quanto? Di un po'. Ci sono dati di riferimento che vi ho scritto lì sotto sul tasso di incremento. Possiamo aspettarci che siano diventati, che so io, 2005, 3000, se non prima, dopo? Possibilissimo. Quello che non possiamo aspettarci è che nel corso degli anni da 2000 diventino 20.000, 200.000 o 2 milioni. Perché non ci stanno, perché la piramide alimentare sotto di loro non li sostiene, come sempre succede in natura. Buttiamoli qualche altro numero. Qual è la media annuale della loro densità sulle Alpi? Più o meno 1,5 ogni 100 km, ma in Piemonte ce ne sono, che è una, le Alpi occidentali sono già praticamente tutte sature nel loro territorio, non c'è più spazio per altri lupi. Tant'è vero che, come abbiamo visto, i lupi cominciano ad avvicinarsi alle colline, alle zone di media montagna, in posti dove nessuno se li aspettava qualche anno fa, tranne noi. Un territorio di branco dalle nostre parti ha una stima media intorno ai 250 km quadrati, molto variabile questa stima, a seconda di quante prede sono disponibili in quell'area, se ci sono branchi contigui che sono in competizione e altri fattori tipo l'interferenza umana. Tocco ancora due elementi parlando di numeri, ma vedo che sono nei tempi. Segnalo che oggi la maggiore pericolosità, la principale minaccia per la conservazione dei lupi in Italia, mentre 30 anni fa era considerato il numero esiguo dei lupi, il bracconaggio, le uccisioni illegali, eccetera, eccetera, oggi è considerata l'ibridazione con il cane. E anche qui tocco solo un elemento, perché è un elemento legato ai numeri. Attenzione, se i lupi sono 2000 o qualcuno di più, attenzione che ISPRA certifica che in Italia, soprattutto in centro-sud, ci sono 800.000 cani vaganti completamente riservati, che sono un problema di gestione sanitaria, di gestione faunistica, eccetera, molto spesso poco conosciuto e sottovalutato. Mi fermo qui da questo punto di vista, ma segnalo che stiamo parlando a operatori dell'informazione e della stampa. Metto subito le mani avanti, adesso faccio vedere un giornale, perché devo fare una osservazione. Lo faccio con estrema amicizia per i colleghi della stampa di Torino. Non vuole assolutamente essere una critica puntuale nei loro confronti, vuole semplicemente essere un esempio di una difficoltà che noi operatori del campo abbiamo nei confronti dell'informazione. Poiché la questione degli ibridi è una questione molto importante, quando 2 anni fa oramai, nel territorio dove lavoro io e insieme ai miei colleghi, le Alpi Cozie, è stato individuato un esemplare che probabilmente, forse, dal punto di vista esterno, sembrava potenzialmente un ibrido, noi correttamente, come ci dicono i protocolli, come vogliamo fare per una corretta informazione, abbiamo pubblicato un comunicato stampa, la cui prima parola del comunicato stampa è dubitativa, forse. Ma il giorno è comparsa così sul giornale. Zana Bianca ha individuato il primo. Allora, noi ancora oggi non sappiamo se quello lì è davvero un ibrido, perché il fatto che si accompagnasse a un lupo tipico, un lupo, biondastro, non è un elemento sufficiente per stabilire che quello è un ibrido. Ci vogliono una serie di protocolli di ricerca che adesso vi illustro brevemente, ma ancora oggi non siamo riusciti a metterli in campo e quindi ancora oggi, pur avendo visto più volte fototrappolato, eccetera, quegli esemplari, non possiamo dire se quello è un ibrido oppure no. Se nel caso degli ibridi abbiamo una serie di cose, di protocolli che bisogna fare, non ve li illustro, tanto vi lascio le slide. Vi segnalo solo che la gestione dei lupi in generale e degli ibridi in particolare non è per niente una gestione di tipo pacifico.
Il lupo è spessissimo, mi capita di dire, è spessissimo molto più una questione politica che una questione tecnico-scientifica. Chi si occupa di gestione della fauna ha spesso molto più a che fare con il lupo che ci gira in testa, per usare un'espressione inventata da Irene Bornia, meravigliosa comunicatrice del progetto LIFE delle Alpi Marittime. Abbiamo molto più spesso a che fare con il lupo che ci gira in testa che con quello reale che troviamo sul campo. Ad esempio, se dovessimo mai riuscire a catturare un esemplare con tutte le autorizzazioni possibili, a fargli le analisi genetiche e scoprissimo A, che è un vero lupo, dobbiamo liberarlo immediatamente. Il lupo è un animale protetto, non c'è storia. Ma questo ci porta a affrontare una serie di polemiche. Tutti quelli che non vogliono il lupo, vogliono ridurre i danni, eccetera, eccetera, ti dicono, ma come, una volta che ne avete catturato uno, lo liberate? E i danni che quell'uno, quell'individuo farà, non sarà colpa vostra? Se invece certifichiamo, tramite le analisi genetiche, che è un ibrido, peggio mi sento. Cosa ne faccio? Lo uccido? Sarebbe un'ottima soluzione dal punto di vista gestionale, ma vado incontro a una serie di discussioni, tutte giuste e tutte sacrosante. Lo sterilizzo e lo rimetto in natura? Se lo rimetto in natura sterilizzato, farà comunque dei danni e ricado nella discussione, nell'argomento precedente, ma dal punto di vista invece della struttura di un branco, avere in giro un animale sterilizzato destabilizza il branco, cambia un po' le dinamiche, non è ottimo dal punto di vista, diciamo, ecologico o comportamentale. Lo metto in cattività? Può essere una scelta. Può essere una scelta, avrei dei vantaggi, ma ho dei costi esagerati, eh? E poi soprattutto dove lo metto? Solo per dire che quando si affronta il lupo, numeri o soluzioni certe non esistono. Tra le tante fonti, mi avvicino agli ultimi numeri, che sono quelli dei danni dei lupi, cercando di dare una valutazione di tipo, diciamo, numerico nazionale. C'è una fonte autorevolissima che ho piacere di citare, che è quella del Ministro dell'Ambiente in una risposta al Senato, lì sopra ci sono tutti i riferimenti, che stima circa 2.600 capi predati all'anno a fronte di circa 1.500.000 euro erogati. Qui però tocchiamo alcuni temi che sfioro velocemente, ma che sono tutti oggetti di discussione. Il primo tema, che sembra lana caprina ma fa un'enorme differenza sul campo. Quando gli allevatori giustamente lamentano che quando arrivano i rimborsi dei lupi per i danni da lupo non coprono le intere spese, non hanno mica torto, hanno assolutamente ragione. Ma la loro ragione sta in una serie di, diciamo, applicazioni di norme che non sono facilissime da gestire. Io qua le cito soltanto. Una cosa sono i risarcimenti, che sono gestite ai sensi del codice civile, prevedono l'individuazione dell'autore, cosa non semplice, una responsabilità, e potrebbero arrivare a coprire il 100%, se non di più, del danno subito. Ma la gran parte dei soldi che vanno agli allevatori in caso di danni non deriva da quel codice, deriva dagli indennizi, che sono un'altra cosa, e che sono gestiti ai sensi di tre leggi, cioè fanno riferimento a tre leggi nazionali. E in quanto indennizzi stabilisce la legge, non sono necessariamente, non è obbligatorio che coprano il 100% del danno, perché sono una forma di indennizzo esatto, cioè di compenetrazione fra le esigenze della collettività, la tutela del lupo, e il danno patito dal singolo. In più, a seconda della legge al quale si fa riferimento, afferiscono a animali diversi. Nel caso della legge 157, tutti gli animali oggetto di prelievo venatorio. Nel caso della 394, tutti gli animali all'interno del parco. Nel caso della 281, che a noi nel nostro caso interessa, tutti i danni derivanti da attacchi di cane o di canide o di individuo incerto o di cane scappato da qualcheduno. Solo per dire che non è facilissimo. Però possiamo fare delle stime. Attenzione! Attenzione, vi prego tantissimo di non fraintendermi. Io vi do delle stime, propongo qua delle stime di livello nazionale, ma non ci servono
per andare incontro alla fatica e al danno subito dai singoli allevatori. Perché se, come si vede qua, il lupo incide per una percentuale irrisoria del patrimonio zootecnico italiano, incidono molto di più altri fattori, per il singolo allevatore che magari ha 200 pecore, che un lupo in un'estate gliene faccia fuori 30, è un danno mostruoso. Ed è lì che bisogna lavorare, ed è lì che il progetto Life Wolf Hubs lavora, con tante difficoltà, con tante discussioni, anche con tanti errori, ma è quella la direzione da lavorare. Ma se lo guardo dall'alto, e qui mi è stato chiesto di guardarlo dall'alto, il lupo incide per pochissimo. Se lo guardo dall'alto, ma un po' più, prendo i casi dei danni accertati l'anno precedente in Regione Piemonte, stabiliti dalle ASL per l'intero anno, quelli sono gli attacchi, il numero dei capi predati, il numero dei capi uccisi, eccetera, ma la percentuale sul patrimonio che è monticato è ridicolo. Non possiamo basarci solo su questa stima perché, ripeto, il danno per il singolo allevatore è molto più alto in termini di lavoro, di fatica, di scuoramento delle sue attività, eccetera, eccetera. Però questi sono i numeri certificati ai quali va fatto un veloce confronto. In Italia si prendono moltissimi soldi per riparare i danni causati dalla fauna selvatica. In testa a tutti c'è il cinghiale con gli ungulati. Faccio l'esempio della regione Piemonte, che è quello che conosco, ma le proporzioni non variano tanto nelle altre regioni. Su circa 1,5 milioni di danni, 1,6 milioni di danni ristorati dalla regione Piemonte, più o meno, ogni anno, gli ungulati e i cinghiali rappresentano quasi 1,000,000 euro, 900,000 euro, la grandissima parte. Una seconda parte è rappresentata da corvi, cornacchie, gazze, tutti gli uccelli che si mangiano il gran turco, il mais, il grano, tutte le produzioni. Sul terzo granino del podio, sconosciuto ai più, ci sono gli scoiattoli, i ghiri, i topi quercini, che si mangiano le noci e le noccioline. In proporzione, l'impatto del lupo, che si aggira a seconda se calcoliamo solo i danni diretti e quelli indiretti, quindi l'acquisto di reti e protezioni, fra i 100 e i 200 mila euro all'anno, in proporzione è il quinto, il sesto, il settimo della categoria. Non arriva neanche sul podio. Chiudo la mia presentazione e sono disposto a rispondere alle domande se ce ne sono, offrendovi uno scoop documentato scientificamente. È stato dimostrato ampiamente che non c'è nessuna relazione fra queste due cose, l'ululato dei lupi e la luna piena. Vi ringrazio della vostra attenzione. Bene, grazie a Luca Giunti. Abbiamo una domanda di Marco Merlini. Ti posso contattare in Toscana sul monitoraggio dei lupi? È stato detto già da Luca Giunti che ovviamente i dati nazionali saranno comunicati quando sarà finita l'elaborazione di questi dati raccolti nell'autunno scorso durante l'inverno. Ci sarà una comunicazione a livello regionale di questi dati? No, ci sarà una comunicazione a livello nazionale. A livello nazionale. È ISPRA che comunica, che raccoglie, organizza il monitoraggio, raccoglie i dati, sarà ISPRA che farà un comunicato stampa con i maggiori professionisti che hanno coordinato l'evento, e immediatamente dopo o pochi giorni dopo i report, quindi un mattone di qualche centinaia di pagine di dettaglio, sarà reso pubblico sui siti di ISPRA, del Ministero dell'Ambiente, sui singoli siti dei parchi o delle regioni. Bene, grazie. Io avrei ancora una domanda, visto che mi occupo di rassegna stampa e leggo sovente di segnalazioni di individui in dispersione, almeno nel nostro territorio, parlo di città metropolitana di Torino, quindi nella pianura torinese, segnalazioni da Vinovo, da Stupinigi, da Irasca, certo. Da Chierese. Ecco, la mia curiosità da profano è questa. Questi individui in dispersione, è una dispersione temporanea, poi ritornano nei loro territori o cercano altri territori in cui installarsi, sia in montagna che in collina?
lo chiedo a Luca Giunti. O se diciamo così, allora, siamo ben a conoscenza di questa situazione che vale quasi per tutta Italia. Ricordo che proprio il Parco delle Alpi Cozie, insieme a Città Metropolitana, già da diversi anni con i vari settori della Città Metropolitana, fa incontri con gli allevatori in collina, nell'Astigiano, nelle zone limitrofe, nel Chivassese, eccetera, proprio per, come dire, preparare il territorio all'insediamento dei lupi. Fino ad oggi la gran parte dei lupi che sono stati avvistati nella collina, nella prima cintura, diciamo, del Torinese, sono lupi in dispersione, ma da un paio d'anni si ha notizia di almeno due branchi, quindi due famiglie, due papà e mamma, che si sono insediati anche in quel territorio. Quelli, lo segnalo per il futuro, questo forse è uno scoop, se volete, quelli diventeranno i punti caldi della competizione nel conflitto uomo-lupo in futuro. Perché sulle montagne, nonostante, diciamo, tutte le bestemmie, tutte le criticità, eccetera, la gran parte degli allevatori sono allevatori professionisti, hanno un'azienda, ripeto, con tutte le criticità e le difficoltà che hanno, però in qualche modo negli anni si sono dovuti, sono stati costretti ad adeguarsi al ritorno dei lupi, tant'è vero che se guardiamo l'andamento dei danni è in leggero calo. Ma sulla collina di Torino, o in generale intorno alle città metropolitane, gli allevatori di questo tipo sono pochi. La gran parte delle persone, degli soggetti, sono degli hobbisti, dei dopolavoristi, uno che ha magari nel praticello dietro la casetta, la villetta, con il recinto tipo OK Corral, ha un pony, quattro pecorelle, una caparetta tibetana, queste cose qua. Quando i lupi tornano lì, lì faranno piazza pulita. A meno che non cambiamo le disposizioni di legge, e la Regione Piemonte ci sta provando, quei soggetti lì non avranno neanche la possibilità di avere dei ristori, degli aiuti, perché non sono degli allevatori professionisti, ripeto, se non cambiamo perfettamente la legge. Perché i lupi dovrebbero insediarsi lì e non tornare indietro? Non tornano indietro perché i territori dai quali partono sono occupati e quindi vanno verso territori nuovi. Potrebbero non trovarli mai, territori adatti a instaurare una famiglia nuova, una coppia e una discendenza. Capita a molti lupi di non riuscire ad accoppiarsi, ma a mangiare continuano a mangiare. E se la collina di Torino, faccio l'esempio della collina, ma i lupi sono ormai alle porte di Firenze, hanno fatto predazione all'interno del grande raccordo anulare di Roma, voglio dire, ce li abbiamo attaccati a casa. Se si trovano bene, perché ripeto, ci sono un po' di animali domestici incustoditi e soprattutto ci sono un sacco di animali selvatici che stanno tornando, dai caprioli ai cinghiali, non gli adulti, quelli piccolini, moltissimi dei nostri territori, anche se sembrano vicini alle città, sono territori rinselvatichiti, dove noi non mettiamo piede, e quindi i lupi lì si troveranno molto molto bene. Grazie, grazie a Luca Giunti, quindi insomma una sollecitazione per i colleghi, sarà un tema di cui si parlerà molto nei prossimi anni e dovremo cercare tutti noi operatori dell'informazione di gestirlo nel modo più corretto e più scientificamente basato possibile. Allora passiamo alla relazione successiva, che è quella di Valeria Salvatori, Project Manager presso l'Istituto di Ecologia Applicata. La relazione è dedicata al Piano Nazionale di Gestione, portatori di interesse e legittimi interessi di chi vive e lavora nelle aree di presenza del lupo. Prego. Sì, buongiorno, grazie mille. Saluto tutti quanti, mi presento, appunto, oltre ad essere Project Manager all'Istituto di Ecologia Applicata, sono stata consulente per l'Unione Zoologica Italiana quando appunto era in stesura il piano d'azione per la conservazione e gestione del lupo. Tra l'altro, appunto, io partecipo anche come con ISPRA al coordinamento del monitoraggio nazionale per quanto riguarda le regioni Lazio, Toscana, Abruzzo e Marche, pertanto se
se poi ci sono domande pertinenti, insomma, posso dare il mio contributo. Io condivido la mia presentazione che appunto oggi vuole un pochino aggiornare sulla lunga storia del piano d'azione per la conservazione e gestione del lupo. Non so se vedete, dunque devo condividere. Sì, perfetto. Vedete? In modalità presentazione, giusto? Grazie. Ok, allora intanto il titolo è Piano d'azione per la conservazione e gestione del lupo ed è così che è stato pensato nel 2015. Tanto perché un piano d'azione per il lupo? Vediamo un pochino chi ce lo chiede e a che cosa potrebbe servire. Intanto dal punto di vista normativo, immagino tutti quanti lo sappiate, il lupo è una specie protetta a livello sia nazionale che internazionale. La Convenzione di Berna inserisce il lupo in allegato 2, in cui sono elencate le specie strettamente protette. Tale convenzione è stata poi recepita e messa in atto in Italia dalla legge 503 dell'81. La direttiva Habitat, per quanto riguarda l'Italia, posiziona il lupo in allegato 2 e 4, che diciamo, elencano le specie di interesse comunitario che richiedono protezione rigorosa e richiedono anche l'istituzione di aree protette per la sua protezione. Eppure questo è stato recepito da un decreto del Presidente della Repubblica 357 del 97. Infine la Convenzione di Washington, anche detta normativa CITES, che è quella che norma la detenzione ed il commercio delle specie protette, che impone delle restrizioni alla introduzione di individui e alla loro detenzione, anche questa recepita dalla legge nazionale 150 del 92. Ecco, diciamo che per l'attuazione di queste norme viene molto utile avere una pianificazione. Si chiamano piani di azione per la conservazione delle specie che sono promossi, caldeggiati dalla Commissione europea, perché servono proprio a diciamo, fare ordine e elencare quali possono essere le attività necessarie per raggiungere degli obiettivi che di solito vengono esplicitati in maniera chiara, quantificabile e misurabile. Che vuol dire? L'esempio di un obiettivo chiaro, quantificabile e misurabile potrebbe essere, posto che negli anni 70 avevamo una popolazione di circa 100 lupi, come ci ha detto il collega Giunti, un obiettivo chiaro poteva essere nel giro di 10 anni vorremmo avere una popolazione che è almeno raddoppiata, per cui è un obiettivo chiaro, si tratta della entità della popolazione quantificabile, per cui vogliamo avere almeno 200 lupi nell'arco di 10 anni e misurabile, cioè io fra 10 anni vado a contare i lupi, a stimarli e riesco a capire se ho raggiunto il mio obiettivo o no. Una volta che ho esplicitato questo obiettivo, io devo avere appunto la tempistica di riferimento. Le azioni che devo mettere in atto per arrivare al raggiungimento degli obiettivi e una chiara governance, cioè la catena di comando per ogni azione va individuata la responsabilità e il ruolo dei diversi enti che contribuiscono appunto alla messa in atto di tale azione. Inoltre, di solito i piani di azione hanno una validità limitata proprio perché si tratta di processi dinamici che vanno rivalutati, rivisti nell'arco appunto di 5, 7, 10 anni. Ecco,
Ecco, qui vi faccio degli esempi di piani d'azione. Abbiamo il primo in basso a sinistra, il piano per la conservazione del lupo a livello europeo, redatto nel 2000, ed è stato promosso dal Consiglio d'Europa ed è quello a cui poi fa riferimento anche la Commissione europea. E poi una serie di piani d'azione sia nazionale, abbiamo quello della Lettonia del 2017, quello della Francia che vedete durata 2018-2023, regionali perché negli stati federali come la Germania abbiamo quello della Sassonia e diversi altri piani che fanno riferimento appunto agli stati federali e questo molto recente della Finlandia che è stato pubblicato nel 2019-2020. Ecco, come vedete, i diversi stati si sono dotati di questi strumenti che sono utili per sapere che cosa fare e poi valutare se quello che è stato fatto gli ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. In Italia, noi abbiamo un piano d'azione per la conservazione del lupo che è stato redatto da ISPRA, dall'allora INFS, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nel 2002. Era un piano, un documento che trovate facilmente scaricabile anche appunto da internet se lo cercate, aveva durata 5 anni. Un documento tutto sommato abbastanza agile, non è molto corposo e vedete qui nell'immagine vi ho messo un esempio di come vengono organizzate le azioni, cioè ci sono degli obiettivi specifici, delle azioni che sono state individuate per raggiungere gli obiettivi, è individuata una priorità, la tempistica e poi le responsabilità ed è stata anche inserita una stima dei costi. Ecco, questo documento è stato redatto appunto dall'INFS con il contributo di un gruppo ristretto di esperti di allora che diciamo, hanno basato le loro indicazioni tutto sommato sulle conoscenze disponibili negli anni 2000. Purtroppo questo documento è stato scarsamente applicato e soprattutto non è mai stato sottoposto ad una valutazione. Pertanto nel 2015 il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha promosso un nuovo approccio, cioè non ha incaricato ISPRA come fa di solito nella redazione di documenti tecnici per redare il piano di conservazione, era di nuovo. Cioè si voleva aggiornare il piano di conservazione del lupo, ma hanno affidato un incarico all'Unione Zoologica Italiana che si è avvalsa di tecnici e ricercatori di ovviamente comprovata esperienza e che hanno cercato di adottare un approccio il più comprensivo possibile. Vedete, questa qui è la prima versione prodotta ad ottobre del 2015, per cui noi nel giro, l'incarico mi ricordo ci fu dato a febbraio, nel giro di 8 mesi scarsi, avendo consultato circa 80 persone che a vario titolo erano state coinvolte, sono a tuttora coinvolte in progetti di ricerca e gestione sul lupo ed insieme appunto abbiamo sviluppato questo documento che si compone di 3 parti.
La prima parte fa una analisi della situazione, una panoramica sia dal punto di vista normativo che delle iniziative che sono state portate avanti nei confronti del lupo, una descrizione della governance, per cui quali sono tutti gli enti che a vario titolo possono barra devono essere coinvolti per la conservazione del lupo e poi una serie di azioni. Ecco, in una prima riunione già con tutte queste persone si è proposto di inserire nel titolo la parola gestione. E questo ha dato un carattere di svolta, perché non si adottava più un approccio esclusivamente di conservazione del lupo, ma anche di gestione della popolazione, che ovviamente veniva riconosciuta come di forte interazione con le attività umane. Il piano, vedrete, se anche se cercate su internet, esistono tantissime versioni, perché è stato sottoposto a diverse revisioni in seguito a consultazioni. I contenuti sono suddivisi in 6 aree di intervento con 22 azioni. E una parte, una sezione finale in cui vengono descritte le condizioni di applicabilità della deroga alla protezione rigorosa. Ecco, diciamo che questo qui è stato forse la sezione più dibattuta dell'intero documento e che ha subito più variazioni nel corso degli anni. Ricordo che la prima versione includeva la possibilità di applicare la deroga alla protezione rigorosa, osservando le indicazioni già imposte dalla direttiva Habitat, però comunque non raggiungere, un numero di esemplari abbattuti applicando la deroga che fosse superiore al 5% della popolazione stimata. Questo è molto importante perché questo 5% è stato interpretato e riportato in maniera equivoca in diverse occasioni. Ci tengo invece a precisare che non si trattava di una quota, cioè non si è detto si possono rimuovere, abbattere tanti lupi fino al 5%. No, si è detto, in situazioni particolari da valutare, singolarmente, si può applicare la deroga perché lo dice la normativa nazionale e comunitaria, ma comunque riteniamo che questa deroga non debba essere, utilizzata per rimuovere un numero di individui che sia superiore al 5%. Ovviamente questo implicava che potessero essere abbattuti anche meno individui del 5%. Ecco, questa cosa ha proprio generato fortissimo disaccordo tra le diverse parti e l'intera sezione è stata rimossa, poi reintrodotta, poi rivista. Diciamo che forse è quella che è proprio la più divisoria. Soprattutto, appunto, il problema era introdurre questa percentuale senza avere una stima affidabile della popolazione di lupi esistente, ed è quello poi che ha portato il Ministero a finanziare questa prima indagine di cui ha parlato anche Luca Giunti, che è il monitoraggio nazionale del lupo, proprio per colmare questo vuoto, questa lacuna. Ecco, vi voglio solamente illustrare quali sono le 6 aree di intervento e le 22 azioni,
per ogni azione, diciamo, le aree di intervento vengono descritte, vengono poste in un contesto, vengono giustificate e per ogni azione viene tra l'altro appunto specificato qual è l'obiettivo da raggiungere, chi dovrebbe essere il responsabile per la loro messa in atto e l'urgenza e i risultati attesi. Per cui, come ho detto più volte, potete cercare online e troverete le diverse versioni. Come vedete, appunto, l'impatto con la zootecnia è quello che sicuramente richiede un grande impegno. Qual è l'iter di approvazione? A che punto siamo? Dunque, il piano, come ho detto, è stato commissionato dal Ministero dell'Ambiente all'Unione Zoologica Italiana nel febbraio 2015. È stato consegnato al Ministero a ottobre 2015, dopo un lavoro con diversi tecnici ed un lavoro anche di consultazione con ISPRA, e in seguito sono stati anche consultati i diversi gruppi di interesse, le associazioni professionali agricole, per cui le tre maggiori associazioni che sono CIA, Confagricoltura e Coldiretti a livello nazionale, le maggiori associazioni ambientaliste e animaliste. Alcuni dei commenti sono stati recepiti, dopodiché il Ministero ha ritenuto necessaria una fase di consultazione con il Comitato Paritetico per la Biodiversità, che è uno strumento operativo della strategia per la biodiversità di cui il Ministero si è dotato già nel 2019. Ecco, questo qui è un comitato tecnico, ovviamente, che ha apportato ulteriori commenti, modifiche, e in seguito si è pensato che il piano dovesse essere sottoposto alla consultazione con le regioni a livello tecnico tramite il coordinamento ambiente ed energia. Perché è in arancione? Perché questo iter ancora non è stato concluso. Cioè, per essere approvato il piano d'azione deve ricevere il parere positivo della Conferenza Stato-Regioni. Tale parere positivo deve essere raggiunto in maniera unanime, cioè non è a maggioranza. Pertanto tutte le regioni italiane devono concordare sul dare il parere positivo. Ecco, si pensava di far arrivare alla conferenza Stato-Regioni un documento che avesse ricevuto il parere positivo di tutte le regioni a livello tecnico, attraverso proprio il coordinamento ambiente-energia. Ci sono state diverse fasi di consultazione. La regione Sardegna, che coordina proprio questo gruppo di coordinamento, si è fatta portavoce. Paradossalmente, la regione Sardegna è una delle poche regioni in Italia che non ha lupi nel suo territorio, per cui ha fatto uno sforzo anche notevole per cercare di capire quali fossero le problematiche. Ecco, non si è riusciti a raggiungere un accordo a questo livello. Non è chiaro quanto diciamo, questo mancato accordo sia stato influenzato dalla politica, però fatto sta appunto che la Regione Sardegna ha rimesso nelle mani del Ministero il documento che è aggiornato direi a febbraio 2021. E ha lasciato appunto, ha rimesso al Ministero la decisione ultima. Io con questo ho finito e rimango a disposizione per eventuali domande. Bene, ringrazio Valeria Salvatori. Se ci sono domande, altrimenti proseguiamo con il prossimo relatore. Se qualcuno vuole porre una domanda, altrimenti proseguirei con Laura Scilitani.
Communication Manager del progetto Life Wolf Alps EU presso il Muse di Trento, che ci parlerà di lupi ibridi e confidenti, criticità, prevenzione e controllo. Lupi ibridi e soprattutto confidenti è un tema, soprattutto quello dei lupi confidenti, che di cui sentiremo parlare probabilmente molto in futuro, soprattutto per quanto riguarda questi esemplari in dispersione in aree periurbane come quella di Torino. E quindi, insomma, dovremmo attrezzarci noi operatori dell'informazione, lo ripeto, a dare un'informazione corretta e scientificamente basata. Prego. Salve, buongiorno a tutti. Condivido subito la presentazione. Ditemi se la vedete. A posto? Perfetto. Sì, a posto. Allora, va un po' ecco. Sì, buongiorno a tutti. Oggi io chiudo questa giornata parlandovi di questioni spinose, diciamo, perché sia i lupi, io ho preferito parlare di lupi urbani, perché come vedremo c'è una bella distinzione fra confidenza e animali che invece frequentano dei contesti abitati. E parliamo invece anche di ibridi, quindi due argomenti che sollevano numerose criticità. Partiamo dai lupi urbani e, parlando di lupi urbani, parleremo anche dei cosiddetti lupi confidenti, in inglese bold wolves. Allora, abbiamo visto dalla prima relazione che ha fatto Luca all'inizio, la storia del lupo è una storia di scomparsa e di un ritorno. Quindi qua abbiamo una distribuzione della specie negli anni 70, quando era rimasta solo in alcune porzioni dell'Appennino, e una distribuzione attuale, dove, se andiamo a vedere, il lupo è presente anche in delle zone che sono sicuramente molto diverse da quelle che si pensava anche solo 30 anni fa fossero quelle tipiche del lupo. Quindi il lupo è oggi presente in ambienti di costa e nella pianura padana. Quindi ad esempio io stessa, quando 20 anni fa c'erano i primi lupi sull'Appennino, io sono Emiliana, vi ricordo che, insomma, il lupo evocava la natura selvaggia, le montagne incontaminate e i boschi incontaminati. La realtà è che in realtà sì, questi sono gli ambienti d'elezione, ma sta diventando sempre più, con l'espansione della specie, possibile vedere i lupi anche in dei contesti che fino a qualche tempo fa non sarebbero entrati nel nostro immaginario, ad esempio nella pianura padana, che è così fortemente antropizzata. Ad esempio, in pianura padana, questi sono altri dati che vengono dai colleghi del Wolf Appennine Center, quindi del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, che hanno studiato degli animali con il radiocollare, che quindi gli permetteva di acquisire le localizzazioni, e quello che hanno visto, appunto, che questi animali si muovevano negli ambienti che vedete qui sotto, quindi decisamente un ambiente fortemente antropizzato di pianura. Questo è un'ansa del Po nel Piacentino. E quindi chiaramente quando un animale si va a muovere in un contesto, torno un attimo indietro solo per rivedere questa immagine, fortemente antropizzato come questo, è anche abbastanza facile che possa entrare in contatto con gli insediamenti umani. Questo chiaramente, siccome come per chi c'era abbiamo visto l'altra volta, il lupo è comunque un animale che chiama nella nostra mente tutta una serie di significati reconditi, nascosti, ben instillati nella nostra mente, no? Di paura, da Cappuccetto Rosso in poi sono tanti gli immaginari che ce lo descrivono come un animale pericoloso. Vederlo alle porte delle abitazioni è una cosa che crea comunque un senso di spavento, e quindi ecco che la maggior parte dei titoli di giornale, quando riportano la presenza di un lupo nei pressi di abitazioni umane, riportano anche immediatamente la paura. In realtà spesso si tratta semplicemente di una questione stagionale, nel senso che quello che succede è che
gli animali, quando ci sono soprattutto in montagna, per esempio degli inverni particolarmente nevosi, quello che succede è che sono le prede per prime, che magari hanno più difficoltà a muoversi, pensiamo a un capriolo o a un cervo, a muoversi nella neve alta, scendono di quota e vanno verso le valli dove ci sono gli insediamenti umani, ed ecco che i lupi le seguono per cercare di nutrirsi e di predarle. Altre volte animali che si mostrano, che entrano all'interno di aree abitate e si fanno anche vedere, spesso sono animali feriti oppure animali vecchi o animali malati, come anche questo caso. Sono sempre casi che vengono dall'Emilia e sono casi di animali. Nel primo, questa foto, un animale che era stato avvelenato, e qui invece un animale che aveva una ferita. E poi dobbiamo considerare che negli ambienti periurbani stanno arrivando anche le prede, cioè sempre di più. Adesso veniamo da un periodo di lockdown che è stato particolarmente famoso, soprattutto il primo periodo di lockdown, quello in cui siamo stati tutti chiusi in casa per 3 mesi. Era un po' un leitmotiv dei giornali: la natura rivive, nature revives, e quindi questo rendersi conto che molti animali erano entrati all'interno dei contesti urbani. Ora, su questo esistono tutta una ricca letteratura che cerca di capire quali sono i motivi per cui gli animali entrano all'interno dei contesti urbani. Sta di fatto che comunque è sempre più frequente trovare degli animali, gli ungulati, che sono le prede di elezione del lupo, all'interno di zone periurbane o anche città. Qui stiamo parlando del cinghiale a Roma, qui a Torino. I caprioli non sono tanto frequentatori di contesti urbani, ma comunque sono molto invece frequenti in contesti periurbani, anche essi sono molto abbondanti adesso in pianura padana, per esempio. E anche i cervi, insomma, sono visti in ambienti periurbani. Quindi anche gli ungulati tornano negli ambienti periurbani, ovviamente i lupi li seguono, sia esso durante l'inverno, come abbiamo detto prima, in cui appunto risulta più facile predare questi animali perché la neve li rende meno agili, sia in generale perché dove c'è una preda il predatore cerca di predarla per nutrirsene. E poi il lupo ha di suo, che è un animale che ha una spiccata plasticità ecologica e di dieta, e quindi può variare tantissimo. Quindi da un predatore principalmente appunto di ungulati, può invece adattarsi a nutrirsi di pollame, o anche in pianura padana, per esempio, è stato visto che inizia a selezionare e a predare attivamente anche le nutrie, che diciamo potrebbe essere anche una cosa ecologicamente molto importante, visto che la nutria è una specie aliena invasiva che crea dei danni, insomma, all'ambiente e alle attività antropiche. Non ultimo, uno dei motivi per cui i lupi possono entrare, così come altri animali, all'interno dei contesti antropizzati, è la presenza di cibo di origine antropica, quindi rifiuti abbandonati, che torno solo un attimo indietro, riguarda questo per esempio anche altre specie, appunto come può essere il cinghiale. Oppure, ad esempio, vediamo questa notizia che dice: residenti fotografano gli animali mentre mangiano nelle ciotole dei cani. Ecco, laddove il lupo torna, non mettere in sicurezza i suoi alimenti e quindi gli alimenti della fauna, degli animali domestici, può essere un motivo di attrazione di questi animali presso le abitazioni, e quindi è una cosa da evitare il più possibile. Quindi, come giornalisti, qual è una cosa importante da comunicare quando si parla di lupi che girano all'interno di contesti urbani o periurbani? Quello di evitare di lasciare all'esterno, in prossimità delle abitazioni, sempre qualsiasi fonte alimentare a disposizione dei selvatici. Perché? Perché non è che il lupo dice: ah, beh, guarda, questo è quello del cane, non me lo vado a mangiare, è cibo, è facile da reperire, posso avvicinarmi.
E veniamo ora alla confidenza, perché come vi dicevo prima, non è che di per sé un animale che entra in un contesto antropizzato è confidente. Confidente è un discorso un po' più complicato e diciamo che è una cosa che si viene a creare quando un animale sviluppa quella che si chiama abituazione. E che cos'è l'abituazione? È quando ricevo sempre uno stesso stimolo e che senza avere delle conseguenze negative o positive, e questo quindi provoca una diminuzione della risposta. Quindi è una cosa, non mi succede niente né in positivo né in negativo, quindi non me ne accorgo più se c'è questa cosa. Ci sono le persone vicine? Bene, io vado avanti. Se non succede nulla. E quindi non ci devono essere rinforzi né positivi né negativi. Rinforzi positivi e negativi, per chi è anche un animale domestico, può essere appunto la cosa da dare da mangiare piuttosto che dare una pacca o via dicendo. Però una cosa importante è che a volte invece, oltre all'eliminazione dello stimolo all'abituazione, si ha invece un rinforzo positivo, che può essere l'offerta del cibo agli animali. Ora, qua abbiamo un esempio che è stato abbastanza famoso a livello mediatico, che è quella della lupa dei laghi Alimini in Puglia. Questa lupa era un po' diventata la mascotte, c'era un tam-tam di video che facevano vedere persone che l'avvicinavano, quasi l'accarezzavano, le davano da mangiare, oppure questi sono altri video che sono girati di cuccioli ritrovati con le persone che gli tendono la mano, gli danno da mangiare. Ecco, tutti questi comportamenti sono comportamenti che provocano un rinforzo positivo oltre che abituazione. E quindi creano quello che diventa un lupo confidente. Per quanto riguarda i lupi confidenti, esiste un protocollo che è stato prodotto ed è distribuito dal Large Carnivore Initiative for Europe, ve ne avevo già parlato per l'altra volta per chi c'era, e secondo questo protocollo lupo confidente o bold, bold letteralmente vorrebbe dire spregiudicato, insomma, che ha meno paura. C'è sempre anche una componente del carattere, ovviamente non tutti gli animali diventano confidenti, c'è anche una propensione individuale ad avere magari meno paura delle persone. E comunque un lupo viene definito confidente quando non tollera le persone che riconosce come tali, a una distanza inferiore a 30 metri, oppure approccia direttamente le persone anche ripetutamente anche al di sotto di questa distanza. Il prerequisito per la confidenza è una forte abituazione alla presenza umana. E attenzione, anche questo protocollo lo ribadisce. Non è che perché un lupo frequenta un ambiente antropizzato o vicino a una casa o vicino a un paese o una zona periurbana, questo non vuol dire che sia un lupo confidente. Questo è un lupo urbano. Confidente è un lupo che si avvicina alle persone e non ha più paura di loro. E quali sono le conseguenze della confidenza? Beh, la storia dei laghi Alimini è finita male. E per le persone e per il lupo, perché questa lupa poi ha ferito insomma una persona, dopodiché è stata catturata. Insomma, diciamo che non un animale selvatico, anche se diventa confidente, perde la sua paura nei confronti delle persone, non diventerà mai un animale domestico, non diventerà mai il nostro gatto o il nostro cane di casa, mantiene le sue risposte innate, e nel momento in cui succede qualcosa che lo disturba e noi che magari non sappiamo leggere il suo linguaggio, non sappiamo cos'è che l'ha disturbato, ci può mordere, ci può fare del male. E quindi questo poi crea ovviamente dei problemi. Altro problema di animali che frequentano contesti urbani e che non hanno paura della presenza dell'uomo può essere quella di delle aggressioni ai cani domestici. Queste sono notizie che sicuramente, per quanto siano rare, creano sicuramente molto scalpore, anche perché
chiaramente già un animale che viene, insomma, il bestiame crea comunque un senso di perdita in chi subisce la predazione, figuriamoci il cane di famiglia. Ora, la predazione ai cani, diciamo che è un po' più facile che si verifichi con gli animali, con i cani da caccia che entrano nel bosco e quindi possono entrare all'interno del territorio del lupo. Dentro i contesti urbani quasi sempre c'è poi anche lì una causa umana da andare a indagare, o una causa particolare. Ad esempio qui era uno studio fatto delle predazioni su animali d'affezione nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi, e qui si era visto che era praticamente un lupo probabilmente vecchio che girava in delle zone, diciamo, di periferia, insomma, che erano appunto quelle più vicine ai contesti urbanizzati, e che quindi per facilità predava gli animali domestici che erano abbastanza facili da predare. E uno studio di monitoraggio fatto molto bene è stato fatto nel Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, dove avevano anche lupi con il radiocollare, e dove un branco in particolare ha fatto diverse predazioni a cani domestici. E quindi in questo caso pure, però, quello che loro avevano visto è che c'era stato un rafforzamento dell'avvicinamento di questi lupi ai contesti urbani, perché c'erano gli scarti dati dagli allevamenti delle placente e di parmigiano, delle placente e di degli animali partorienti, e anche di altri del caglio, insomma, e questi scarti creavano fondamentalmente un punto di aggregazione fra lupi e cani fino a quando, diciamo, non sono iniziate a succedere le cose più spiacevoli. Quindi in linea di massima comunque si tratta di eventi rari. Bisogna non far sì che si creino le condizioni perché si possano invece verificare. E quindi quando dobbiamo scrivere di questo, una buona indicazione da dare ai lettori è quella di non avvicinarsi mai ai lupi in generale, agli animali domestici. Non facciamo delle foto da vicino col cellulare, anche se sembrano belle, ma usiamo il nostro zoom o godiamoci la vista. Non dare mai e poi mai del cibo agli animali selvatici. Non è una cosa, purtroppo, questa è una cosa su cui tiro un po' le orecchie ai giornalisti, nel senso che anche rispetto alle volpi spesso si legge che meraviglia, gli diamo da mangiare. Non va bene dare da mangiare agli animali selvatici per tutti i motivi che abbiamo visto prima. E quindi anche non lasciare in una zona in cui sappiamo che ci sono dei lupi che girano il cibo a facile consumo dei selvatici, quindi l'organico dentro casa, quindi il cane magari lo facciamo mangiare quando siamo in presenza e poi togliamo il cibo, non lo lasciamo lì a disposizione e via dicendo. Se notiamo che c'è un animale che non ha paura, si avvicina e appunto non rispetta lui la distanza di sicurezza, ci sono le autorità competenti, territoriali competenti da chiamare e per segnalare l'accaduto. Ecco, qui ho messo anche un esempio di una comunicazione fatta bene, giornale locale, che dava dei consigli per cercare i residenti per cercare di evitare appunto il verificarsi di situazioni spiacevoli. E veniamo ora alla seconda faccenda alquanto spinosa, quella dell'ibridazione. L'abbiamo già visto nelle precedenti relazioni, è un argomento che sicuramente crea molto dibattito e in realtà lo crea un po' anche all'interno della comunità scientifica. Ibridazione si definisce l'incrocio fra individui di specie o sottospecie diverse che possono differire per molte o poche coppie di geni. Di per sé l'ibridazione non è un problema, diciamo, a livello evolutivo è stata ciò che ha portato proprio al differenziarsi anche di alcune specie di piante o animali, diciamo. Diverso è il caso quando la condizione dell'ibridazione non è naturale, ma è di natura antropica. Quindi, ad esempio, quando si ha lo spostamento di un animale al di fuori del suo areale di distribuzione naturale con le specie aliene, oppure con animali domestici che sono comunque nel corso dell'evoluzione sono cambiati molto
all'interno, cioè nella loro genetica, e che poi vanno a rincrociarsi con gli animali selvatici. Questo non riguarda ovviamente solo il lupo, ma qui parliamo di lupo, ma ovviamente è un problema che per esempio riguarda il gatto selvatico, ma anche nello stambecco è stato visto che ci sono degli incroci con le capre domestiche. Ora, quello che noi vediamo all'esterno è un cambiamento, può essere un cambiamento nell'aspetto esteriore dell'animale, quindi magari un manto con un colore particolarmente strano, delle orecchie con pendenti o altre caratteristiche che ci fanno dire questo non è esattamente un lupo. Il problema qual è? Che ci potrebbero essere anche delle altre modifiche che ancora la scienza non ha capito bene fino in fondo quali sono, perché che possono provocare dei cambiamenti sia fisiologici che comportamentali, che riducono quindi l'adattamento del lupo all'ambiente naturale. Quindi questi ibridi potrebbero essere meno idonei a vivere nell'ambiente naturale rispetto ai lupi. Questo è il secondo problema dell'ibridazione antropogenica, perché quando appunto abbiamo un incrocio di un animale, di due animali, quello selvatico, quello domestico, quello che potrebbe succedere è anche, ma non è il caso del lupo, che la progenie non sia fertile e che quindi si va in una specie di collo di bottiglia. Scusate, posso chiedere di spegnere il microfono? Grazie. L'ho fatto io da remoto. Nel caso del lupo, degli ibridi lupo-cane, gli ibridi sono invece fertili, possono riprodursi, e quindi questo, il problema di conservazione è proprio quello di una possibile alterazione degli adattamenti del lupo all'ambiente. Per capire l'ibridazione sono molto importante lavorare non solo a livello però di fenotipo diverso, ma soprattutto di utilizzare delle tecniche genetiche che sono in costante evoluzione per identificare appunto gli animali ibridi. Per capire meglio perché l'ibridazione è un problema, quello che parliamo in modo molto semplice e semplificato di quello che succede a livello genetico, diciamo, si accoppiano un cane e un lupo, si ha la cosiddetta prima generazione che ha una certa percentuale dei geni di entrambi i genitori, e questa è la cosiddetta F1. Ora, se questi ibridi restano in natura e iniziano ad accoppiarsi con altri lupi, piano piano, diciamo, questi geni canini vanno a inserirsi all'interno del genoma di questo del lupo, per cui a livello di ibrido diminuisce magari la percentuale dei geni di cane, ma ci possono essere dei geni di cane che così, per dire, si fissano all'interno della popolazione, e dipende da quali saranno questi geni, potrebbero essere quelli che generano un maladattamento. Chi si è occupato di ibridazione in Italia? Sono stati essenzialmente tre progetti, di cui due in Toscana, uno nell'Appennino Tosco-Emiliano e in contemporanea nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Questi sono progetti che hanno specificatamente avuto come obiettivo, due dei quali sono progetti LIFE, come LIFE Wolf Alps EU, quindi finanziati dallo stesso strumento finanziario dell'Unione Europea, che avevano come specificazione quello di occuparsi dell'ibridazione. Nella situazione alpina è che nel corso del monitoraggio eseguito nello scorso LIFE, il Wolf Alps, che si era svolto fra il 2013 e il 2018, non era stato trovato nessun individuo ibrido sull'arco alpino, e uno studio recentemente pubblicato sulle Alpi svizzere dimostrava che c'era una percentuale molto bassa di individui con introgressione di geni canini. Faccio una precisazione a questo punto: quando dico che si potrebbe avere la verifica di alterazioni comportamentali o fisiologiche a livello di ibridi, va anche detto che la ricerca su questo deve fare ancora dei progressi e capire meglio di che cosa si parla. Per le conoscenze attuali, quello che spesso si legge appunto è che gli ibridi sono più pericolosi
lupi o sono più confidenti dei lupi. Ecco, non ci sono evidenze su questo, anche perché proprio nel progetto Mirko Lupo, che Life Mirko Lupo, che è quello che vi ho fatto vedere prima, si è svolto fra l'Appennino Tosco-Emiliano e l'Abruzzo, fondamentalmente quello che hanno visto, munendo di radiocollare un discreto numero di questi animali ibridi, è che c'era un'enorme variabilità individuale, che si osserva in realtà anche nei lupi, quindi non abbiamo dei dati consistenti per poter dire che ci sono delle, delle differenze di comportamento o che gli ibridi sono più aggressivi. Veniamo ora alla gestione. Nel 2014 la convenzione di Berna, che è una delle convenzioni per il quale è protetto il lupo a livello internazionale, fa una raccomandazione per la gestione dell'ibridazione e quindi dà delle raccomandazioni a tutti i paesi aderenti alla convenzione di Berna di prendere delle misure per monitorare, prevenire e mitigare l'ibridazione fra lupo e cane e di individuare quali sono gli ibridi sul territorio e agire a livello di governo, quindi di singolo stato, per la rimozione. Non specifica però di che cosa intende per rimozione. Dice che deve essere coordinato a livello statale, dice che devono essere coinvolte solo personale qualificato per evitare che accidentalmente possano essere uccisi i lupi che restano protetti. E dice che sono necessarie delle analisi genetiche e morfologiche per identificare gli ibridi in modo certo. Ecco, il risultato qual è? Questo è tratto da un articolo, prima autrice Valeria Salvatori, che ha parlato prima di me. Il risultato qual è? Che le policy, cioè le leggi a livello dei singoli stati, ad esempio solo in Europa, sono estremamente diverse l'una dall'altra. Quindi, a parte che non tutti hanno un regolamento specifico sull'ibridazione, ma possiamo passare, ad esempio, su una stessa popolazione, che può essere ad esempio qui quella dinarica, da sterilizzazione e rilascio degli ibridi, protezione degli ibridi, nessuna azione gestionale, rimozione letale, ed è sempre la stessa popolazione. Ecco che quindi questo chiaramente crea un po' di problemi e di confusione, servirebbe un approccio unitario. Venendo all'Italia, i lupi, l'abbiamo visto prima, non mi ripeto, sono una specie protetta da numerose leggi nazionali e internazionali, i cani sono tutelati dalle leggi per gli animali di affezione su tutta la legge quadro del 91. Che rimanda alle regioni delle leggi più specifiche che a loro volta incaricano gli enti territoriali delle responsabilità dei cani presenti sul territorio. Non c'è una normativa per gli ibridi, quindi sappiamo che i cani sono tutelati, i lupi sono tutelati, gli ibridi non sono menzionati. Però c'è un iter che è stato, diciamo, messo in piedi anche grazie appunto ai progetti che si sono sviluppati in questi anni per la gestione del fenomeno, e quindi la regione o l'ente territoriale competente richiede autorizzazione al Ministero oggi della transizione ecologica, il quale a sua volta richiede autorizzazione per la cattura di un animale sospetto ibrido. Questo a sua volta chiede il parere a ISPRA, se il parere è positivo si può procedere con la cattura dell'animale. E cosa succede agli ibridi? Si può agire in due modi, o attraverso una sterilizzazione e una messa in cattività permanente dell'animale ibrido, oppure attraverso la sterilizzazione e il rilascio dell'animale, di solito munito di radiocollare per garantire un monitoraggio post. In ogni caso, la ibridazione, una volta che l'animale è stato preso in cattività, deve essere confermata da analisi genetiche, quindi non basta l'analisi morfologica. Se a livello genetico non viene confermata l'ibridazione, non è considerabile ibrido, e questo è importante. A livello del progetto Life Wolf Alpseu, siamo all'interno dell'azione A6, c'è il coordinamento di un tavolo di confronto fra le regioni alpine, gli enti locali, che includono le aree protette, le province e ISPRA, per produrre delle linee guida che verranno poi presentate al Ministero per la gestione a livello della popolazione alpina. Ecco, diciamo che la ibridazione è una cosa molto complessa, crea
divisioni anche appunto nel mondo scientifico su come affrontarle, sicuramente è molto complicata perché comunque catturare un animale selvatico non è mai semplice, non è semplice appunto aspettare tutte le tempistiche della genetica e via dicendo. Di sicuro quello che è più facile fare è quello di lavorare sulla prevenzione, quindi il randagismo, ma anche tanti i cani padronali che vengono lasciati liberi di girare. Questa è una pratica che soprattutto nei posti rurali può succedere, insomma che succeda che magari il cane non fa niente, quindi viene lasciato libero di girare, tanto poi torna a casa. Ecco, a parte il fatto che può andare incontro a dei rischi lo stesso cane, comunque arreca fastidio alla fauna selvatica, e una volta che in giro può effettivamente verificarsi l'ibridazione. Quindi questo dice che insomma la gestione del vagantismo canino rimane una delle priorità principali, perché prevenire è molto più facile che operare una volta che l'ibridazione si è verificata. Io con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Beh, io ringrazio Laura Scilitani, se ci sono altre domande, altrimenti avrei una considerazione che riguarda gli escursionisti, perché più volte, come Città Metropolitana, su consiglio dei nostri, ovviamente dei nostri tecnici della funzione specializzata tutela fauna e flora, abbiamo diffuso con comunicati dei consigli, sia quelli di non lasciare appunto del cibo a disposizione di eventuali lupi in dispersione in territori periurbani o collinari, ma anche dei consigli agli escursionisti, perché questa è la stagione in cui insomma molti di noi vanno in montagna e c'è, io lo verifico da escursionista, c'è poca consapevolezza sul rischio che chi cammina in montagna, fa semplice passeggiato, escursioni più lunghe con i propri cani, fa correre ai propri animali da affezione. Quindi io credo che noi, gli operatori dell'informazione, dovremmo, soprattutto in questi mesi estivi, impegnarci a diffondere queste informazioni di servizio, sia appunto quelle sulla necessità di non abbandonare cibo a disposizione dei lupi in dispersione, sia appunto quella di stare molto attenti quando portiamo i nostri cani in montagna. E non so se i nostri esperti vogliono darci qualche ulteriore consiglio, soprattutto in quali territori e in quali situazioni è assolutamente indispensabile tenere i nostri cani al guinzaglio per evitare... Sempre, sempre, sempre. I cani danno un grandissimo fastidio a qualsiasi animale selvatico, e quindi sempre, comunque, il cane va tenuto al guinzaglio. La legge prevede che si possano non tenere al guinzaglio solo i cani da guardiania, cioè quelli che fanno un lavoro con il bestiame domestico, sono gli unici cani autorizzati a non avere il guinzaglio. Per legge bisogna tenere il cane al guinzaglio, e non è solo perché poi ce lo mangia il lupo, che può succedere ma è abbastanza raro, ma soprattutto perché può andare a inseguire un capriolo, una lepre, un gallo, forcello, uno qualsiasi altro animale. Danno fastidio, sono predatori i cani, danno fastidio agli animali selvatici. Se ci piace passeggiare in montagna e ci piace la natura, rispettiamola e teniamo il cane al guinzaglio rispettando la legge. Anche perché il nostro cane può andare in conflitto con quelli da guardiania, che sono appunto appressi delle greggi, e quindi possiamo avere bruttissime sorprese. Io credo che veramente è un appello che lancio ai colleghi, tutti noi dobbiamo tenere presente questo, perché mi è capitato solo domenica scorsa di parlare con amici durante un'escursione. Non c'è questa consapevolezza del fatto che i cani non vanno lasciati liberi in quota, perché così, insomma, evidentemente il passaggio, il messaggio non è ancora passato a sufficienza. Non so se Luca Giunti vuole aggiungere qualcosa. Se posso, aggiungo volentieri una considerazione. Condivido in pieno quello che ha detto Laura, e quindi non lo ripeto. Io lavoro in un parco, in molti parchi ci sono regole specifiche e più severe sulla gestione dei cani all'interno dei territori. Per fare un esempio molto lontano da noi, nella gran parte dei
francesi è vietata l'introduzione dei cani. Se vuoi andare a spasso col tuo cane, vai fuori dai parchi. Giusto per dire questo. Ma ci tengo ad aggiungere un'altra cosa specifica nei confronti del lupo e della, diciamo, della questione lupo. Dove il lupo torna, non si può pensare di avere le stesse condizioni di prima. Cioè, quando il lupo torna, cambia le condizioni. Le cambia prima di tutto nei confronti dei pastori, e l'abbiamo in parte visto. Ma tutti i territori abitati dai lupi devono cambiare. Il lupo ti costringe a cambiare le proprie abitudini, le costringe a cambiare gli amministratori, che devono sapere come devono fare il callo, devono essere preparati a gestire situazioni come il cittadino che telefona d'inverno perché c'è il capriolo sbranato davanti a casa e quindi devo smaltire la carcassa, non la devono smaltire, devo fare, come ha fatto vedere prima Laura, devo essere pronta a fare una comunicazione efficace, eccetera, eccetera. Devono cambiare, l'abbiamo già detto, i pastori, ma devono cambiare gli escursionisti. Gli escursionisti, quelli che vanno in mountain bike, quelli che fanno downhill, quella roba per la quale vai su con la bicicletta, con la funivia e poi ti butti giù di corsa. Se mentre ti butti giù di corsa, lì in mezzo c'è un gregge con il cane da guardiania, tu in mezzo al gregge non ci passi più. Perché il cane da guardiania non difende il gregge dal lupo, il cane da guardiania difende il gregge, punto. E quindi tu sei invitato con la bicicletta, con il tuo cane o solo a piedi a girare alla larga. Può piacere, da dispiacere, il pastore dovrebbe essere presente, siamo tutti d'accordo, però andare in giro in territori dove ci sono i lupi, che ci piacciono tanto, sono fascinosi, immaginare collettivo, tutto quello che vogliamo, non è uguale a prima. Costringe tutti a cambiare le proprie abitudini. Il lupo è un rompiscatole da questo punto di vista, non è un animale comodo, pacioso, tranquillo, è un rompiscatole. Quindi gli escursionisti che vogliono andare a spasso col cane, oltre a rispettare quelle leggi lì di cui abbiamo parlato Laura, ho citato io, devono anche essere consapevoli che lasciare... Se il cane sta con loro e loro entrano nel territorio di un branco di lupi, non gli succede niente, né a loro né al cane. Se entrano in un territorio di un branco di lupi e lasciano libero il cane, non è detto che il cane gli torni a casa. Ringrazio Luca Giunti e non vorrei fare del paternalismo, ma credo proprio che sia un messaggio che noi giornalisti, noi operatori dell'informazione dobbiamo lanciare con forza. Non si può fare tutto quello che si vuole nell'ambiente naturale, soprattutto nell'ambiente montano, che è un ambiente molto fragile, che ha i suoi equilibri. Intanto vorrei leggervi una domanda di Claudia Beretta, che scrive: ci sono cani che vanno anche di moda, che hanno un'alta percentuale di sangue lupino, selezionati proprio in questo senso. Forse queste pratiche andrebbero controllate più strettamente. Non so chi di voi vuole rispondere. Forse Valeria è la più competente. Beh, ovviamente si parla del cane lupo cecoslovacco, del cane di Arlos, queste razze qui che sicuramente adesso sono molto, molto in voga. In teoria esistono dei registri in cui questi cani dovrebbero essere registrati perché sono cani particolari. In pratica, se voi andate su internet, potete acquistare liberamente cane lupo cecoslovacco e credo che insomma non sia sottoposto a nessun tipo di controllo. Assolutamente, io sono d'accordo con Claudia Beretta che è una pratica che andrebbe regolamentata. Noi in Toscana abbiamo addirittura proposto alla regione di vietare la detenzione di tali cani nel territorio regionale proprio in virtù della difficoltà che poi questi cani pongono nel loro controllo, cioè spessissimo arrivano segnalazioni allarmate dai cittadini che vedono lupi in giro e poi andando a verificare con i carabinieri e con la polizia provinciale si tratta effettivamente di cani lupi cecoslovacchi mal custoditi. È sempre insomma sono cani che richiedono veramente una attenzione particolare, per cui se non si è in grado di dare questa attenzione particolare quel cane dovrebbe proprio non essere detenuto.
Aggiungo che appunto la normativa ne abbiamo parlato, ma il cane, la differenza tra il cane e il lupo è che il cane è domestico per definizione, la sua vita dipende dal suo legame con l'uomo. Questa è l'essenza del domestico. Se non si è in grado di mantenere questo rapporto di stretta dipendenza, il cane non andrebbe tenuto. Le persone che lasciano il cane libero in campagna perché magari appunto no, si sentono anche gratificate dal comportamento un po' selvatico del cane, ecco, questo non fa bene né al cane né alla natura. Il cane deve stabilire un rapporto di dipendenza con il padrone perché questo è quello che lo rende domestico e di diverso da un animale inselvatichito che poi non è più possibile controllare. Grazie, do conto anche di altre osservazioni che sono pervenute. Beh, ci scrive Andrea Caoli: in montagna ho paura per il mio barboncino, anche per le aquile, quindi lo tengo sempre legato, e questa direi che è una ottima pratica. Poi, dunque, ci scrive Andrea Miaiu: forse se ne è parlato nel primo incontro, ma all'interno del progetto Life Wolf Alps EU è stata adottata una strategia per prevenire la diffusione di notizie non corrette da parte della stampa in caso di predazioni, avvistamenti o simili? Questo posso rispondere anch'io, ma lascerei anche a Laura Scilitani. Sicuramente c'è, come dire, una lotta alle fake news che circolano soprattutto sui social. Sì, sì, era un argomento della prima lezione, per questo non l'abbiamo ripreso, però sì, c'è un debunking e tutta un'azione di individuazione delle notizie false, sia quelle che troviamo noi attraverso la rassegna stampa, ma anche con una possibilità da parte degli utenti di segnalarci eventuali notizie che trovano sulla rete o sui giornali attraverso i nostri canali di comunicazione. E abbiamo lavorato a un protocollo interno per il debunking delle notizie false e stiamo lavorando anche a un prodotto che verrà distribuito al grande pubblico, quindi sì. Poi invece ci scrive Enrico Maria Massucci, fa una considerazione: la giunta regionale abruzzese ha ridotto il territorio del parco Sirente Velino in ossequio alle logiche delle lobby, scacciatori, costruttori, eccetera. Non so se qualcuno dei nostri esperti vuole fare una considerazione o un commento. Sì, conosco la situazione, purtroppo è vero, hanno ridotto il parco. Diciamo, mi esprimo solo che la strategia europea per la biodiversità 2030 prevede l'aumento al 30% del territorio nazionale sotto un regime di tutela. In Abruzzo tolgono il 14%, un parco regionale mi sembra coerente. Poi ci scrive Elisabetta Bucciarelli: i comuni italiani, penso alla Valle d'Aosta, chiedono di essere formati sull'argomento lupi nella zona della Val d'Ayas. Ci sono per esempio movimenti contro i lupi che denotano un'ignoranza profonda. Quindi chiede se gli amministratori locali chiedono formazione su questo tema. Posso provare a dire una cosa io? Sì, certo. Mi sento leggermente chiamato in causa perché mi è capitato nei mesi scorsi di partecipare ad alcuni incontri online, ovviamente, chiesti dai comuni della Valle d'Aosta, Arvie in particolare. Sento di poter dire, mi permetto di poter dire a nome dell'intero staff di progetto. Nessuno di noi si tira indietro quando qualcuno, che sia un privato cittadino, ma soprattutto se sono le istituzioni locali, chiede di avere aiuto, supporto, dettaglio, informazione. Non solo, come mi sembra che sia uscito anche dalla lezione precedente e da quella di stamattina, nessuno di noi, come dire, ha la bandiera, del lupo. Siamo dei tecnici, siamo dei professionisti, siamo pagati per avere delle competenze e metterle a disposizione, comprese le competenze antipatiche. Mi è capitato di dire, ma i colleghi sono d'accordo, ci sono alcune misure che andrebbero prese anche spiacevoli nei confronti del lupo.
Quello che non si può, quello che non è inaccettabile, ma è emerso anche da questa mattina, è fare confusione e, come dire, discutere di queste cose da schieramenti opposti. Se non ci muoviamo, anche quando prima Valeria illustrava le questioni legate al piano nazionale del lupo, ne abbiamo un bisogno disperato di un piano nazionale del lupo. Da lì discendono scelte politiche, ma anche finanziamenti, possibilità di accedere a progetti europei, stanziamenti, responsabilità. Perché ci siamo inchiodati? Lei è stata gentile, non l'ha detto, io mi prendo la libertà di dirlo. Ci siamo inchiodati per questioni politiche, per questioni di schieramento. Lì ci hanno lavorato i migliori esperti nazionali italiani. Si poteva andare più in fretta e meglio. È un piano di 100 pagine e ci siamo inchiodati su 3 pagine? E guardate, nel mondo, adesso poi mi fermo perché non voglio allargarmi troppo, però spesso viene invocata la Francia a confine con il Piemonte perché ha dei piani di abbattimento per il lupo. È vero, non gli risolve il problema perché lo ripete tutti gli anni, ma io invito tutti, andate a vedere qual è il piano dei francesi. Il piano dei francesi è molto simile a quello italiano. Prevede 7-8 pagine per la questione eventuale degli abbattimenti, ma ce n'ha 90 su prevenzione, lotta al bracconaggio, monitoraggio, informazione, eccetera, eccetera. Chiudo. Tutti disponibili a qualsiasi forma di aiuto, informazioni, eccetera, purché sia intellettualmente onesta. Che non vuol dire che siamo tutti d'accordo. Vuol dire intellettualmente onesta. Ringrazio Luca Giunti e confermo che, a mio parere, a mio modesto avviso, il ruolo di noi operatori dell'informazione è quello di cercare di evitare le guerre di religione, perché anche noi di Città Metropolitana di Torino siamo stati accusati da alcune pagine Facebook e altri social di essere lupofili, lupologi, gli amici dei lupi, i nemici degli allevatori di pecore e quant'altro. Ciò detto, vi do conto di una domanda di Paolo Racchetto di Notizie Piemonte che ci chiede, volevo sapere com'è la situazione del lupo in Val d'Aosta, se qualcuno ha elementi per rispondere dal punto di vista tecnico. Ci riprovo io, cominciando da qua. Allora, la risposta corretta del mio caso personale sarebbe non ne so così tanto. Perché anche questa è un'impostazione corretta dal punto di vista scientifico. Nessuno di noi sa tutto, io per primo. So qualche cosa perché sono vicino, perché abbiamo avuto delle forme di collaborazione, eccetera, perché ci sono importanti parchi con i quali abbiamo scambi frequenti e continui. Quindi la prima risposta è, nell'eventualità che qualcuno, soprattutto in un contesto di questo tipo, voglia approfondire il tema, gli passiamo tutte le indicazioni per avere, diciamo, contatti con il responsabile, con il corpo forestale della Valle d'Aosta, con l'assessorato alla Valle d'Aosta, con chi studia esattamente in Val d'Aosta. In generale, possiamo dire che la Val d'Aosta, come la gran parte dell'arco alpino occidentale, ha visto negli anni una dinamica dell'arrivo dei lupi, a partire da alcuni esemplari isolati, poi la formazione di un paio di coppie, poi queste due coppie, mi ricordo, non si sono più viste per qualche anno, e poi adesso c'è una situazione che mi sembra, ma ripeto, mi sembra stia intorno ai 6 o ai 7 branchi nuclei stabili in Valle d'Aosta. Però, ripeto, non avendo approfondito il tema, non è corretto da parte mia dare una risposta esaustiva. È corretto fornire le indicazioni in caso di necessità o di richiesta per trovare i contatti dei soggetti che invece possono dare queste informazioni avendo i dati in prima mano. Se posso aggiungere, Luca, ho appena incollato in chat il report dell'anno scorso, che è quello più aggiornato. Poi la Regione Autonoma Valle d'Aosta è partner di progetto e l'Ufficio Fauna è sempre molto disponibile in caso di approfondimenti. Credo che anche loro, come tutte le altre regioni, siano impegnate nel monitoraggio, quindi attualmente abbiano inviato i campioni o li stiano per inviare e quindi insomma versano nella stessa situazione. Attualmente i dati ufficiali più aggiornati, quindi sono vecchietti.
Grazie, vi do ancora conto di un intervento di Andrea Miaio che ringrazia per la risposta a Laura Scillitani e poi ci scrive più precisamente: mi chiedevo quali fossero le azioni per prevenire le notizie false o scorrette più che per decostruirle. Faccio un esempio: le redazioni sono state messe al corrente dell'esistenza del progetto Life Wolf Alps, è stata predisposta una serie di PAC di riferimento per i giornalisti, si è pensato di costruire uno sportello ad hoc, eccetera. Grazie. Allora, non so se Laura vuole rispondere o vuole rispondere Irene. Posso anche andare io? Sì, all'inizio del progetto ovviamente si parla di fine 2019, inizio 2020, è stato diffuso il comunicato stampa, esiste il progetto, ma soprattutto esiste un sito di progetto dove ci sono una sezione di FAQ che cerca di raccontare, decostruendolo per domande, il lupo, ma non solo, andiamo un attimo oltre il lupo, parlare anche un po' di coesistenza e quindi tutti i problemi, tutti i conflitti che il lupo crea quando ritorna. E poi c'è una parte invece legata a quelle che sono, diciamo, le misconcezioni più classiche. Quindi sì, quello si trova già in rete. Dopodiché c'è un numero che disgraziatamente è il mio, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma a breve spero di sbognarla qualcun altro, no, che effettivamente serve un po' come pronto intervento. È molto utilizzato ma ancora sottoutilizzato, però insomma il materiale online ce n'è a disposizione e purtroppo, come tutti i progetti istituzionali, è la sua forza e anche un po' la sua debolezza, dipendiamo da istituzioni che ogni tanto non sono scattanti come magari può essere Città Metropolitana, ma sono un po' più lente e nel rispondere soprattutto sui social, sono un po' meno disinvolte, ma come tipico di tutte le istituzioni ed è anche corretto che sia così, mentre spesso chi si fa un po' meno scrupoli nel, come dire, dare notizie urlate, anche insomma una velocità diversa di intervento rispetto a quella che abbiamo noi. Però così è, ma siamo fieri di aspettare un po' di più, ma di insomma dire cose che di solito sono sensate o perlomeno sono il meglio che c'è a disposizione dal punto di vista scientifico, ecco. Ciò detto, penso che incontri come questi, che dovevano probabilmente anche partire prima, ma c'è stata la pandemia, ci siamo dovuti riadattare, e comunque sono previsti diversi workshop per giornalisti, siano anche un'opportunità per i giornalisti di conoscerci, e noi siamo ben contenti se una volta che avete bisogno di fonti o di riferimenti o di cose farete riferimento a noi. Questo per rispondere alla domanda di Andrea Miaio, scusa, non ho detto male sicuramente il cognome, scusa, però sì, insomma, nel senso, siete benvenuti a chiedere informazioni se vi serve sapere un debunking o qualche notizia che non vi convince, che vorreste, di cui invece vorreste scrivere. Sì. Grazie, grazie Laura, grazie Irene. Beh, io posso così fare riferimento alla nostra esperienza, nel nostro picco, insomma, si è sempre cercato, si cerca tuttora di rispondere con i fatti a queste campagne di disinformazione, quindi di dare solo ed esclusivamente notizie, come dire, scientificamente fondate, fatti e non interpretazioni. E quindi quando capita il recupero di una carcassa di lupo, non si dà notizia del fatto che sia effettivamente un lupo finché non sono note le risultanze dell'esame autoptico o dell'esame del DNA, nel caso abbia lasciato tracce su una preda. Come ente pubblico non possiamo che fare altro, nel senso che non possiamo andare a rincorrere le fake news, cerchiamo di dare una informazione il più possibile corretta e scevra da interpretazioni. Vi do ancora conto del commento di Federica Spera, che dice: perfettamente d'accordo con Giunti, dovere informare senza cadere nelle ormai più sempre diffuse forme di sensazionalismo, nel rispetto del lettore in primis e per dovere deontologico ed etico. Carla Gatti ci ha inserito nella chat il sito internet, per chi ancora non lo conoscesse, non l'avesse mai consultato, del progetto Life Wolf Alps.
Poi Paola Alessandra Taraglio ci scrive: grazie a tutti, molto interessante, soprattutto per ciò che concerne il rispetto dovuto agli animali selvatici, sempre e in montagna durante le escursioni. Giuseppe D'Agata dell'Ordine dei giornalisti del Lazio ci ringrazia per le relazioni e le tante informazioni che sono state diffuse oggi. Dunque Andrea Miau ci scrive ancora: ottimo momento di formazione, grazie a tutte, grazie anche a Città Metropolitana. Poi ci sono altri complimenti da parte di Marco Merlini, direi che richieste di informazioni particolari, di approfondimenti non ne abbiamo più, e quindi non lo so se siamo tutti d'accordo, se non ci sono altre richieste di informazioni potremmo chiuderla qui, e direi che di nozioni oggi ne abbiamo apprese molte, e soprattutto l'atteggiamento, ecco, l'invito che faccio ancora è ad avere un atteggiamento fattuale, un atteggiamento che parli di fatti e non di interpretazioni e di campagne di disinformazione o di informazione distorta. E quindi vi ringrazio tutti, sicuramente ci saranno altre occasioni di approfondimento, vero Carla? Sì, sì, ho scritto in chat a chi ci chiedeva eventuali nuovi corsi, che con i partner di progetto ne parleremo. Noi per il momento ci siamo accreditati con l'Ordine dei giornalisti per queste due sessioni dell'8 e del 22, che sono state davvero un successo. Non escludo che ci sia la possibilità di fare nuove sessioni in autunno. Mi è stato chiesto, visto che ci sono gli indirizzi mail, di informare tutti quelli che si erano già iscritti, lo farò con piacere, e quindi possiamo starci. Faccio solo un attimo di piccola pubblicità: i corsi che sono sempre stati accreditati all'Ordine dei giornalisti nazionali e dall'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige, che si terranno il 2 luglio in streaming, e se ci riusciamo il 10 settembre in presenza. In presenza il 10 settembre sarà un laboratorio di stewardship, che è un'azione particolare del nostro progetto che sarebbe interessante scoprire con i giornalisti. Hai fatto bene Laura, magari se gentilmente mi mandi la sintesi di quello che hai detto, la giro volentieri a tutti i colleghi che erano presenti oggi, chissà mai che possano iscriversi. Grazie mille. Grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.